Benvenuti al nuovo appuntamento di SOS Arezzo TV. Ci siamo occupati in passato più di una volta di questa zona della città pescaiola dove c'era l'ex foro boario. Ricominciamo a farvi vedere delle immagini, eccole qua, sempre peggio, sempre le stesse cose, i mattoni che si cadono in terra, calcinaccio, ma siamo qui con Massimo Gambineri che ci deve raccontare una sua esperienza personale. Infatti ora andiamo, benvenuto Massimo Gambineri. Grazie, grazie. E ora noi andiamo avanti per vedere questo degrado dei giardini che nessuno interviene, ma... ci sono anche delle erbacce un po' dietro la banca. Sì, 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 diciamo. Sì. Certo, certo, certo. Allora, cosa è successo? Intanto vediamo subito, è stata tagliata l'erba e ovviamente questa mattina e come al solito hanno lavorato molto bene perché l'hanno lasciata in terra. Certo. Tanto paga pantalone. Bravo, bravo, bravo. Andiamo avanti, una questa bella bottiglia qui, d'acqua. Per esempio, è non un c'è anno acqua. Non c'è acqua, è un anno che è così. Ora stamattina è pulita perché addirittura noi dei quartieri qui intorno una volta alla settimana veniamo a ripulirla. Tanto pulita non sarebbe perché diciamo che sta leggermente meglio, ma cade a pezzi. Ma non è il solo esempio, ne no, possiamo fare. C'è anche pieno di siringhe qui dentro. In via alla Tortaia c'è una vasca che ormai sono anni che si sta rompendo tutta e il comune non interviene assolutamente. Certo. Ecco qua. Ah, quindi siete voi che la pulite? Una volta alla settimana. Noi provate, qui del quartiere, siringhe di tutto, bottiglie di vetro. Questo tutto. Però è la maleducazione. È la maleducazione della gente. Certo, certo, perché certo. A casa forse non lo fanno. Certo, certo. Perché ora certo. Ci viene anche. Forse a casa si comportano così. Bravo, ma la cosa più brutta è che a volte, sai, essendoci dei bambini piccoli, logicamente da qui certo. Passano, la mamma non può sempre dire vieni di qua, entrano dentro e giocano. E però logicamente quando ci sono i vetri, siringhe e tutto il resto, siringhe per non parlare di tante altre cose, perché ci fanno altre cose dentro. E... però ecco, questa è la situazione. È tutta sì. Si sta rompendo anche perché questo potrebbe essere un parco, un signor parco anche invece per i bambini malissimo. E invece è tenuto malissimo, addirittura tolgono alberi e ci lasciano le buche interne. Gazebo no, diciamo che il gazebo può andare anche se c'è logicamente sassi. Allora, tirati. Cosa è successo? Allora è successo la sua esperienza personale. Sì, è successo che vogliamo andare a vedere il posto? Certo, intanto ne parliamo. Il 15 settembre del 2011, passeggiando dentro al parco, ho avuto una bruttissima esperienza di cadere dentro ad una buca dove avevano estirpato un albero. Mi è venuta a prendere l'ambulanza perché mi feci male alla gamba. La buca non era stata segnalata? La buca non era stata segnalata. Mi venne a prendere l'ambulanza e... fui portato al pronto soccorso, mi venne riscontrata una brutta distorsione alla gamba destra con 30 giorni di prognosi. Salute. Grazie. Con 30 giorni di prognosi. È successo? È qua giù in cima all'ingresso, all'uscita del parco. A parte questo, il fatto che tutti i giorni telefonavo ai vigili per farmi a coprire la buca, sono venuti dopo 3 mesi a coprire la buca. La buca è stata coperta? Per modo di dire, perché ci hanno buttato un po' di terra sopra e ora si sta riscoprendo un'altra volta. A distanza di 2 anni, come ripeto, mettendone in mezzo un avvocato, anche se è mia figlia, a forza di mandare lettere, 25 lettere, ancora il comune non mi ha dato nessuna risposta. E penso che sia anche una vergogna, io la chiamo vergogna perché... un onesto cittadino come me che paga le tasse puntualmente non essere preso nemmeno in considerazione. Ma al di là di pagare le tasse, sì, al di là di essere onesto, che questo certo, è, certo. Cioè, è un cittadino. Bravo. Che ha avuto un problema, scrive, dice guardate è successo questo e questo,
dopo 25 lettere, è una situazione che si trascina dallo scorso... Due anni. Da due anni, appunto. Sì, due anni. Il grave che un'amministrazione non risponda, cioè che il sindaco non sappia nulla probabilmente, che l'assessore competente non dica assolutamente nulla su questa situazione. Insomma, niente. Non capisco come mai. Abbiamo ricevuto una lettera, la prima lettera, 7 mesi fa, dove c'era scritto di portare pazienza. Mi sembra che la pazienza ne abbiamo portata anche tanta. Sì, ora si sta riscoprendo, perché logicamente buttandoci... Sì, però anche lei, Gambinelli, scusi, ma che ci faceva al buio nel parco? Mi divertivo. Perché rompe le palle anche lei all'amministrazione comunale? Gli manda 25 lettere. Ma questi hanno da fare, mica pensare certo, a lei che cade in una bisogna buca. Bisogna calcolare che questa prima la buca era 30 centimetri, è stata misurata da mia figlia, questi ci sono le foto. Questi hanno da fare tutto, lì sono certo. Occupati con tutte le cose, certo. Con le strade... sai, cittadino che cade in una buca si fa male, chi se ne ma frega. Lasciamo perdere anche il mio discorso, cioè qui ci vengono bambini, ci viene certo, tutto, se certo. C'entra dentro un bambino si rovina veramente nel vero senso della parola. Ora, come ripeto, è stata coperta un po' alla meglio. Poi vorrei però, sono sì. Curioso di andare a vedere cosa c'è qua. Daniele, vieni avanti, perché ogni tanto scopriamo anche delle cose. Insomma, è tenuta abbastanza male questo, poi anche di là, vero? Sì. Ma direi un posto privato, credo che sia. Ecco qua, abbiamo cartacce dappertutto. E questa è un'usanza di questa città, di queste tubazioni, non lo so, che cosa servono, non si capisce bene, così alla corrente, così all'aperto, che chiunque potrebbe fare degli aspetti. Di là è privato. Di là penso che sia privato, perché insomma, che anche sia... le aiole qua non sono messe bene, assolutamente. Ma anche qua su, eh. Oh, vogliamo andare a vedere? Ma si vede perfettamente. Sì, si vede infatti già da questa distanza. Capisci, non può dare noia. L'assessore competente qua è occupato. A cose più importanti da fare. Certo, me lo immagino, me lo immagino veramente. Sono delle decisioni da prendere di questa città che sono decisive per il futuro. Vede come sta andando anche l'economia. Anche altro ci sono bambini a giocare. Anche qui avete trovato siringhe? No, qui sinceramente non veniamo perché d'altra parte non si può pulire tutto Arezzo quando magari il compito è di altre persone. Il parco, logicamente, avendo bambini quasi tutto, io fortunatamente ormai ce l'ho grandi, però ci riteniamo in dovere per altre persone di dargli ogni tanto una pulita. Tutto qui. Dispiace vedere le condizioni in cui versa la fontana, potrebbe sicuramente essere tenuta meglio. Dispiace vedere le condizioni in cui versa questo parco. Le panchine divelte addirittura. Le mettiamo a posto noi, vengono tolti i pali, non so. Beh, cosa insomma, ne faranno? Assessore, allora, i giardini li sistemano i residenti di Pescaiola, le panchine le rimettono loro, e sia cortese, sia veramente educato, lo faccia il suo lavoro, risponda, 25 lettere, è una vergogna, le avrà viste, o il suo dirigente, insomma, si vergogni se lei fa una cosa così con un cittadino. Faccio un appello all'assessore. Dicevo una cosa, lasciate ora a parte il mio caso, anche se sono 25 lettere che gli abbiamo mandato, perlomeno tenete in ordine i parchi dove sapete che ci sono special modo bambini e persone anziane che vengono qui soltanto per riposarsi e anche diciamo per passare un po' di tempo, per giocare e tutto il resto. Va bene, noi a questo punto vi salutiamo, l'appello è stato... Prego, prego signora, si accomodi, lei passa spesso da qua? Abbastanza, come lo trova questo parco? Un pochino trascurato, un pochino. Lei è molto educata, complimenti. Buongiorno, buon lavoro. Bene, grazie, allora un pochino trascurato.
quella fontana grida veramente vendetta, caro assessore, grida vendetta, la faccio rimettere a posto, perché ormai anche questa scusa di dire non c'è più soldi per nulla, ma le cose che volete voi, soldi li trovate, allora cercate di venire incontro alle esigenze reali degli aretini. Noi ci vediamo domani sera per un nuovo appuntamento di SOS Arezzo TV, continuate a mandarci le vostre segnalazioni, ringraziamo Massimo Gambineri. Grazie di questa opportunità che ci ha dato per far vedere il degrado di questo giardino di Pescaiola, e utilizzate anche la nostra pagina Facebook. Vi ricordiamo di firmare per i giardini del Porcinai, noi le firme le consegneremo al sindaco perché affidi la gestione dell'area al quartiere di Porta Santo Spirito. Su Facebook abbiamo formato anche un gruppo. Ciao a tutti. Buongiorno.